Meghan Markle ha sorpreso il re Carlo III con la sua risposta inaspettata alla sua offerta di accompagnarla lungo il corridoio, afferma un libro. Meghan Markle e il principe Harry si sono sposati il 19 maggio 2018 nella cappella di San George al castello di Windsor dopo aver annunciato il loro fidanzamento nel novembre dell'anno precedente. Sebbene sia stata un'occasione illustre, la preparazione della cerimonia non è stata tranquilla. Il biografo reale Robert Hardman, scrivendo nel suo libro Queen of Our Times, The Life of Elizabeth II, pubblicato quest'anno, ha dato un'idea di ciò che è accaduto, inclusa la risposta di Meghan al gesto gentile di re Carlo III che ha lasciato il monarca un po' sorpreso. Nella preparazione del matrimonio, c'erano molte confermando che suo padre non avrebbe partecipato alla cerimonia. Si pensava che avesse subito un intervento al cuore. La dichiarazione diceva, purtroppo mio padre non parteciperà al nostro matrimonio. Ho sempre avuto cura di mio padre e spero che gli sia dato lo spazio di cui ha bisogno per concentrarsi sulla sua salute. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno offerto messaggi generosi di supporto. Per favore, sappi quanto Harry e io non vediamo l'ora di condividere il nostro giorno speciale con te. Si è quindi pensato che la madre di Meghan, Doria Regland, avrebbe accompagnato la duchessa lungo la cappella di San Giorgio, ma il suo futuro suocero è poi intervenuto. Thank you.